Buon pomeriggio, oggi è martedì 28 febbraio del 2017. Mentre eravamo in macchina oggi, riflettevamo su un argomento che riguarda, credo, la vita di tutti noi. C'è un detto molto conosciuto, un pensiero comune, nel senso che puoi fare tutto il bene che vuoi nella vita, puoi fare tante opere buone, tante cose straordinarie, però a volte sembra che le persone si ricordino soltanto delle cose brutte che le persone fanno. Raramente si ricorderanno di tutte le cose belle. La memoria di una persona a volte viene macchiata da un errore, da uno sbaglio, da qualunque cosa. E a volte questo, stavamo riflettendo proprio che pare che abbia a che fare pure con la figura di Gesù. E la cosa più assurda è che questo capita proprio tra coloro che credono. In che senso? Mi spiego immediatamente. Sempre di più riceviamo messaggi, email, dei post anche, dove le persone che credono anche da anni, sono talmente preoccupate di perdere la salvezza, di andare all'inferno, del fatto che Dio possa cambiare idea nei loro confronti, che se l'albero non porta frutto viene tagliato, se il tralcio non porta frutto viene buttato nel fuoco, e l'Hades a destra e la genna di fuoco a sinistra, l'inferno di sotto e di sopra tenebre e caligine. E molti non si rendono conto, leggendo i Vangeli, di tutte le cose belle invece che Gesù ha detto, di tutte le cose belle che Gesù ha fatto e il modo in cui Gesù si comportava con le persone, senza mai farle sentire in colpa, senza mai farle sentire indegne, senza mai farle sentire spaventate, senza mai mettere su di loro dei pesi che non avrebbero più potuto sopportare. Io continuo a ricevere giornalmente email e messaggi da gente che esce da situazioni religiose, da strutture, da gruppi religiosi dove hanno subito abusi, dove hanno subito plagio, dove hanno subito maltrattamenti a livello mentale, a livello spirituale. E a volte sembra che l'unica cosa che ci ricordiamo magari di Gesù o di certi ambienti è soltanto le cose brutte. Io credo ci sono delle cose veramente molto belle che abbiamo ricevuto. E riguardante a Gesù, c'è un versetto bellissimo nel Salmo 34, il versetto 8, dice: gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Gustate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato è colui che si rifugia in Lui. Beato l'uomo che si rifugia in Lui. E vorrei incoraggiare tutti coloro che stanno vedendo questo video a vedere nell'operato di Gesù, nell'insegnamento di Gesù, tutte le cose belle, tutte le cose straordinarie, tutti gli interventi meravigliosi e soprannaturali, divini, miracolosi che lui faceva nella vita delle persone. Gesù non metteva paura su nessuno, Gesù non metteva catene, Gesù non metteva legami, Gesù non faceva sentire a disagio le persone, Gesù rialzava, Gesù incoraggiava, Gesù esortava, Gesù ispirava, Gesù era di esempio. Quando le persone guardavano Gesù, le persone venivano catturate, catturate. Oggi vedo che tante persone rimangono in alcuni ambienti semplicemente perché hanno paura che se ne vanno Dio non li benedice più, se non danno la decima Dio non li fa prosperare più, se non fanno quell'altro Dio è condizionato o vincolato dal loro modo di essere e di fare. Vorrei incoraggiare tutti quanti, se stai frequentando una comunità, fallo con tutto il cuore, fallo perché hai il piacere di stare con i fratelli, con le sorelle, hai il piacere di ascoltare il messaggio del Vangelo, hai il messaggio di portare altri ad ascoltare, a farsi ministrare dalla presenza di Dio. Non fare le cose per paura. Se sei in un ambiente e hai paura di andartene perché pensi che Dio possa fare qualcosa, allora io ti consiglio di andartene. Se hai dei rapporti con le tue autorità di sottomissione semplicemente perché hai la paura, perché sennò Dio non ti benedice, perché il diavolo chissà quale porta troverà per entrare nella tua vita, allora
Allontanati il prima possibile, non fare le cose per paura, non fare le cose per paura di quello che Dio farà o di quello che potranno essere le conseguenze. Sempre più vengo ad ascoltare, vengo a conoscenza di situazioni dove le persone che si ammalano o hanno problemi in famiglia, gli viene detto è perché non vai più in comunità o perché non fai questo, perché non dai più i soldi, non dai più l'offerta, perché non sei più sottomesso, eccetera, eccetera. Questo è un plagio diabolico che condiziona molto la vita delle persone. Tutto quello che fai, fallo per amore. Se vai in una comunità, fallo per amore. Se sei sottomesso ad un'autorità e fai bene a farlo, fallo per amore. Se stai facendo un'opera, un servizio, qualunque cosa, e a livello pratico, a livello spirituale, di qualunque genere, fallo esclusivamente per amore e non per altro. Perché Dio è buono, perché papà è buono e lui non ti farà, non ti metterà paura e non ti creerà delle turbe psichiche per fare la sua volontà. Lui è padre, lui è meraviglioso. Ascolta Davide quando dice nel Salmo, gustate e vedete quanto l'Eterno è buono, beato è colui che si rifugia in lui, beato è colui che si sottomette a lui. Non avere paura di papà. Lui è tuo padre, lui è accanto a te, lui ti incoraggia, lui ti sostiene. Metti fede nel suo cuore, nel suo desiderio di benedirti, nel suo desiderio di incoraggiarti. E come dice una canzone bellissima che è uscita da poco tempo, che parla della vita, no? Se sei caduto, lui ti rialza. Se sei caduto, lui ti aspetta. E non pretendere di aver capito Dio, perché non puoi capirlo, soltanto i bambini, solo i bambini riescono a capire come è Dio realmente, perché loro sono semplici e vedono Dio come padre e dobbiamo ritornare ad essere come piccoli fanciulli, dove ci fidiamo in maniera cieca del nostro papà meraviglioso che si prende cura di noi. Quindi prendi coraggio, prendi forza, qualunque sia la situazione che stai attraversando, lui ti rialza, Dio ti benedica.